Lettera del Maestro a Rajarsi Janakananda, Hotel Internazionale Brindisi, Italia, 28 luglio 1935 Eccoci giunti qui, dopo una lunga avventura. La mia vita è strana. Vittorie e sconfitte sono sempre mescolate insieme. E solo la vittoria sopraggiunge alla fine, come una sorpresa da parte di Dio. Nel frattempo le forze del male tentano di torturarmi. Ti ho scritto da Roma a proposito della testata dell'auto che si è rotta e che a Venezia ha avuto delle riparazioni mal riuscite e costose. Dopo molti chilometri di viaggio verso Roma siamo fortunatamente tornati a Venezia per riparare i freni. A quel punto chi doveva notare, se non io, che non sono un meccanico, una gocciolina minuscola proprio nel punto dove era stata fatta la riparazione. Abbiamo dovuto combattere una battaglia terribile con il capo officina. Abbiamo acceso il motore e subito ha cominciato a perdere delle goccioline d'acqua e con tutto ciò il meccanico si rifiutava di ammettere che ci fossero dei problemi. Alla fine ci hanno restituito il denaro con nostra grande soddisfazione ma pensa cosa significa guidare tutta la notte con l'auto che continuava a perdere acqua e dick che la riforniva quasi ogni ora. La mattina siamo arrivati ad Assisi, dove abbiamo visitato la tomba di Santa Chiara. Santa Chiara era una grande devota di San Francesco. Solo dopo grandi richieste una volta San Francesco accettò di spezzare il pane con Santa Chiara. E mentre i due si trovavano insieme, la gente vide che la chiesa era in fiamme. Corsero alla chiesa, ma quando arrivarono il fuoco non c'era più. Era la luce di Dio. San Francesco incontrava Gesù nei boschi quasi ogni notte. Mentre visitavo la tomba di Francesco, in cui si percepisce la sua palpitante presenza, ho appoggiato la testa sul gradino del santuario e allora lui mi è apparso. Poi ho visto un tunnel di eternità in cui è scomparso. Tutta la cripta sotto la chiesa era satura delle sue vibrazioni. Ti sarebbe piaciuto tantissimo meditare in questo luogo. San Francesco è uno dei santi che amo di più, con il quale entro in comunione oggi come in passato. Ti comunico queste sacre confidenze perché Dio ti ha santificato con la meditazione. Amico mio benedetto, dopo aver lasciato Assisi siamo venuti a Roma con la testata che perdeva e ora perdeva abbondantemente. L'officina della Ford ha fatto miracoli. Inoltre abbiamo trovato tutta la carrozzeria staccata dalla balestra a causa del carico eccessivo. Gli ammortizzatori, strusciando, hanno fatto un grosso buco nel telaio. Comunque, assolutamente niente di grave. A Roma abbiamo visitato la tomba di Raffaello, uno dei più grandi artisti del mondo. Il luogo in cui è stato pugnalato Cesare, la più grande chiesa del mondo in Vaticano, dove è sepolto San Pietro. Ho sentito alcune vibrazioni ma non così forti come quelle di San Francesco d'Assisi. E qui abbiamo visto i mosaici più splendidi. E tutto questo, senza averti qui con me, è quasi da spezzare il cuore. Lo so, dopo un po' ne avresti abbastanza di andare in giro a fare il turista, ma ti piacerebbe tanto meditare nelle chiese e nei templi saturi di fragranze. Abbiamo visto il legno della mangiatoia dove fu posto Gesù e le scale che salì quando fu portato in giudizio. Poi siamo partiti alla volta di Pompei e del Vesuvio. Sono luoghi questi che sognavo di vedere sin dall'infanzia. E chi doveva essere se non tu a realizzare i miei sogni? Abbiamo preso per te una moneta ricoperta di lava fusa. Questo è un luogo davvero speciale. Qui puoi vedere la terra liquefatta e puoi vedere come dalla fornace di questo vulcano, dal calore inimmaginabile, siano scaturite tonnellate di questa terra come fosse un'eruzione di mattoni fusi. Qui puoi vedere come si è condensata la terra, passando dallo stato gassoso a quello liquido, come il liquido si è solidificato diventando la crosta terrestre e poi questa lava fusa si trasforma da crosta in pietra solida. Ho raccolto tutti gli stadi di trasformazione della lava, fino a quello di roccia. È molto interessante da una prospettiva scientifica, come pure dalla prospettiva metafisica sulla creazione. Vedendo il Vesuvio si capisce facilmente come questo mondo sia stato creato in una fornace di calore, poi si sia raffreddato, poi sia stato inondato d'acqua permettendo alla vegetazione di crescere e infine sia stato popolato dagli esseri umani. Questo è un momento in cui sento il rimpianto, come ho già sentito tante volte, di non essere andato prima in India, ma in estate l'Europa offre il meglio delle sue possibilità, mentre l'India si presenta nel caldo più intenso che Dick e gli altri forse non sarebbero riusciti a sopportare. Dick è un po' delicato e sarò felice quando lo riporterò negli Stati Uniti sano e salvo. Mi preoccupano alquanto le sue condizioni di salute in India, anche se al momento sta benissimo. Ti manda i suoi più cari saluti. Ogni volta che desideri entrare in comunione con un santo. Per prima cosa raffigurati la sua immagine nell'occhio spirituale, poi rilassati e concentrati sul cuore, cercando di percepire alcune delle sue caratteristiche principali. Per esempio, se si tratta di Swami Shankara, pensa alla saggezza. Nel caso di Lahiri Mahashaya, cerca di sentire la, una percezione di gioia, di saggezza e devozione anche nel caso di Yogananda, una percezione di gioia, saggezza e devozione. Se pensi a Sri Yukteswarji, concentrati sulla saggezza e su una pacata percezione di beatitudine. Poi abbandonati completamente a queste sensazioni e allora sarai posseduto dall'anima di quella persona. Agirai, ragionerai, penserai, sentirai come lei. A volte potrei restare in questa condizione per ore o per giorni. Quando avrai appreso questo metodo alla perfezione, alla fine sarai capace di vedere i santi ad occhi chiusi e quando sarai in grado di farlo ogni volta che lo desideri, riuscirai a vederli anche ad occhi aperti. Questo è il mistero della comunione interiore con i santi. Impegnati con zelo e costanza ad applicare questo metodo finché non sarai certo di aver raggiunto questo stato di comunione. Spesso sento la tua presenza e ti vedo. Sono sempre con te ed entro in una comunione sempre più profonda e sento una beatitudine sempre più profonda in te, nel gruppo di devoti che sono con te, in me e in ogni cosa. Il regno dell'immortalità sia tuo in eterno. Poscritto. La vita è strana. Ora siamo qui e ora non ci siamo più. Ci incontriamo e ci separiamo. Perché questo accada sono in pochi a saperlo. La vita proviene dal mondo dell'invisibile come un fiume che scorre in superficie e noi siamo le bollicine di quell'acqua. Poi finisce nell'invisibile, le bollicine si fondono con l'invisibile. Solo Dio possiede la chiave di questo segreto. Nel frattempo dobbiamo aspettare pazientemente perché tutto andrà a buon fine. Con infinito affetto, sempre tuo, Suami Yogananda.